A Cagliari c'è un luogo che più di tutti custodisce la memoria della città, le storie dei suoi protagonisti, le vicende che hanno segnato la vita, la crescita, i momenti felici e quelli bui del capoluogo sardo. È il cimitero di Bonaria, riconosciuto come monumentale nel 2011 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si trova sulle pendici del Colle di Bonaria, a un passo dal centro cittadino. Fu realizzato in seguito all'editto di Saint-Cloud, emanato da Napoleone Bonaparte nel 1804, che imponeva le sepolture al di fuori delle mura cittadine per ragioni igienico-sanitarie. Progettato dal capitano del genio militare Luigi Damiano, accolse la prima sepoltura il 1 gennaio 1829 e venne utilizzato fino al 1969, quando fu costruito il nuovo cimitero di San Michele. Il cimitero monumentale di Bonaria, immaginato secondo lo stile ottocentesco come un luogo silenzioso di prati verdi e viali alberati, ha un patrimonio di cipressi, palme, pini e lecci così ricco da meritare un ampio spazio in Il Verde di Cagliari, firmato dall'agronomo Siro Vannelli nel 1986. È però anche un grande museo a cielo aperto, dove si possono ammirare le pregevoli opere di scultori di arte funeraria, come Giuseppe Sartorio, Giovanni Battista Troiani, Agostino Allegro, Francesco Ciusa, Giovanni Pandiani, Franco D'Aspro, commissionate dalle famiglie nobili e borghesi che qui seppellivano i loro cari. La fama degli artisti è strettamente legata alle persone ritratte, rese immortali, oltre che per i loro meriti, anche dallo stile e dalla maestria degli scultori. Se, superato l'ingresso, ci addentriamo nel cimitero e percorriamo il viale a sinistra, incontriamo subito il grande monumento funebre a Giuseppe Todde, economista e giurista di Villa Cidro, docente alle università di Cagliari e Sassari e infine rettore a Cagliari, che 3 anni prima di morire, nel 1894, commissionò l'opera allo scultore piemontese Giuseppe Sartorio. È una grande edicola che incornicia il busto severo di Todde, ma la sua singolarità sta nel ritratto della vedova Luigia Oppo. Poco oltre, lungo lo stesso viale, un altro monumento firmato da Sartorio. È il sepolcro di Camille Victor Febrer, commerciante francese morto a Cagliari nel 1886. Il tratto drammatico tipico dello scultore si vede nel pesante tessuto sollevato da un angelo che fa da quinta teatrale al busto di Camille. Tra le cappelle, a ridosso del muro di cinta su viale cimitero, c'è quella dei Devoto, custodisce la sepoltura di un bimbo, divenuto oggi simbolo del cimitero. Efisino morì nel 1887 ad appena 33 mesi. Il piccolo è raffigurato con grande realismo. È un ritratto struggente. L'artista, ancora Giuseppe Sartorio, ci mostra un bimbo addormentato, ma la scritta voluta dai genitori e incisa sul basamento svela il dramma. Cattivo, perché non ti risvegli?
altro esempio della grande maestria del sartorio, che dal Piemonte nel 1885 si era trasferito in Sardegna e aveva aperto una bottega a Cagliari, in via Sassari, per seguire da vicino le tante committenze dei monumenti funerari. La Cappella Pernis è una grotta artificiale in trachite, simbolo funerario del ritorno alla terra, con inserti in bronzo e al centro una giovane che prega davanti a una croce. A pochi metri dal monumento della famiglia Pernis si erge il cippo in stile neoclassico dedicato a Giovanni Marghinotti, pittore cagliaritano vissuto tra il 1798 e il 1865. È un monumento semplice voluto dagli amici che fecero incidere l'epigrafe «Pittore esimio, d'animo leale, d'aurei costumi, visse né agiato né felice». Altro pregevole esempio di scultura ottocentesca è il monumento per l'industriale Pietro Magnini e l'ingegnere Ottone De Negri, in stile neogotico. È firmato da Giacomo Bonati nel 1876. Al di sotto dell'edicola, affiancata da figure angeliche, si vede in basso rilievo la scena dell'agguato in cui i due, che si trovavano di passaggio nelle campagne di Urzulei per lavoro, vennero brutalmente uccisi. Non solo nobili, imprenditori, studiosi e politici. Bonaria custodisce in una cappella familiare la sepoltura di due sorelle, Jenny e Amina Nurkis, protagoniste della storia cittadina perché aprirono la strada all'istruzione superiore e all'emancipazione femminile. Jenny, nata nel 1865, si iscrisse al liceo in un momento in cui gli studi erano riservati esclusivamente ai ragazzi. Due anni dopo la seguì la sorella Mina. Furono le prime cagliaritane a conseguire la licenza ginnasiale. Un destino avverso le rapì all'affetto dei cari. Amina, compagna ed emula dell'amata sorella, morì a 17 anni, come si legge nell'epitaffio che accompagna la scultura in marmo bianco firmata da Adolfo Celi, un angelo che piange sotto una croce. Nella passeggiata lungo i viali del cimitero non può mancare la sosta davanti al monumento di Giovanni Spano, un sarcofago su quattro colonne che regge il busto in marmo scolpito da Giovanni Pandiani. Ploaghese di nascita, fu archeologo, storico, storico dell'arte, linguista, etnologo, canonico della Cattedrale di Cagliari e rettore dell'università. Allo stesso studioso dobbiamo il volume Storia e Necrologio del Camposanto di Cagliari, pubblicato nel 1869 e appena ristampato dal Comune di Cagliari con introduzione dello storico Mauro D'Adea e correlato dalle fotografie di Nicola Castangia, che racconta la storia del cimitero e raccoglie i 500 epitafi collocati nei suoi primi 40 anni. Giovanni Spano, in guida di Cagliari e dei suoi dintorni, descrive il cimitero, le sue architetture, la sua pregevole arte funeraria. Se non eguaglia quelli delle principali città del continente, può stare a fronte di quelli di secondo ordine. E aggiunge, il resto dell'area è sparso di lapidi e di epitafi, dei quali ve ne sono belli ed eleganti. E se vuoi, anche poetici che possono trattenere in leggerli un intelligente. Non tutte le iscrizioni erano, secondo Spano, degne di nota.
E infatti scrive: altri epitafi sono così ampollosi che leggi 7 o 8 righe senza sapere di chi si parla, col solo utile del quadratario, il quale gode di più quanto più crescono le parole inutili incise nel marmo. Il cimitero monumentale di Cagliari è oggi un luogo silenzioso e poetico, un luogo di struggente e malinconica bellezza, che custodisce le memorie delle generazioni passate.